ricordo l'inizio. Fu amore subito. Volevo i soldi che non avevo mai visto, le cose che non avevo mai fatto. Le prime volte, mi ricordo, 14 anni, mi sentivo ricco 50 euro. Ragazzi, Madre Iliade, appunto, è un docufilm che racconta i miei ultimi 10 anni di carriera. Ragazzi, Madre, perché appunto si rifà un mio disco cult che raccontava che questi ragazzi si crescevano da soli. L'Iliade invece si rifà appunto al nuovo mondo che stiamo esplorando, in cui racconterò di me attraverso una chiave nuova, mitologica, dei grandi poemi. Sono contento dal documentario ne esca tutto il lavoro che c'è dietro i progetti, perché a volte può sembrare scontato o a volte non viene percepito sul palcoscenico. Invece veramente c'è una dedizione incredibile che sono anni che portiamo avanti, e forse è proprio quella che ci ha portato fino a qua. E mentre cadono i palazzi, stupidi ragazzi, prima di lasciarsi sono gli ultimi ad amarsi. D'amore in un driving, d'amore in cristalli, corse di cavalli, un bacio e 100.000 orgasmi. Sono molto contento della presentazione che abbiamo fatto nel cinema dove sono cresciuto, questa zona di Roma, Monte Sacro, che sono praticamente un insieme di vari quartieri. C'è una grande disparità sociale a tratti, che crea appunto poi un elemento nuovo, no? Cioè la media borghesia che incontra i quartieri popolari, e infatti è terra di tanti artisti, Rino Gaetano e tanti altri. Questo documentario chiude un cerchio e apre un nuovo capitolo che si rifà un po' alla mitologia, ai grandi poemi, alle grandi storie. Dopo anni in cui ho esplorato l'iconografia cristiana in varie performance, in varie modalità, questo è il momento di un grande 2024 epico.